Buongiorno ragazzi, eccoci qua venerdì, giornata di estrazione extra, ma partiamo con che cosa è successo ieri sera nel quadro estrazionale di giovedì 24 ottobre 2024. Molti di noi, e io sono molto schietto e sincero, molti di noi, compreso me, non hanno vinto ieri sera. Io ho fatto vincere però una cosa molto particolare che credo che in tanti avete vinto. Io questa settimana, o meglio, scusate, sì, questa estrazione vi avevo dato un ambo nuovo nella bacheca. La bacheca degli ambi secchi conteneva 4 ambi a ruota unica, come sempre, copertura nazionale, e l'ambo che ho dato nuovo di zecca al primissimo colpo sulla ruota di Firenze ha pagato sulla nazionale, perché voi sapete che ruota unica più nazionale recupero per forza. Cosa è successo? Vi ho dato un ambo nuovo a Firenze, 49,76, 76, e stasera sulla ruota nazionale, quindi Firenze, copertura nazionale, è uscito l'ambetto secco spaccato a due numeri. Ambetto secco, secchissimo a due numeri, spaccato. 49,76 a nazionale, sortito 50,76. Centrato al primissimo colpo. Vi dico già che questo ambo si va avanti sulla ruota di Firenze, si va avanti perché è stato calcolato sulla ruota di Firenze. Quindi non si toglie questo ambo, la bacheca rimane tale e quale, però stasera ha pagato a primo colpo l'ambo di Firenze che ho appena messo sulla nazionale, ambetto secco spaccato 49,76, sortito 50,76. Chi stava giocando la sesta del mese, metodo regalato su tutto il web, chi stava giocando il metodo sesta del mese, sicuramente qualcuno mi manderà gli scontrini, ha centrato l'ambata 30 sulla ruota di Torino, perché lì si gioca su Cagliari Torino, e l'ambetto secco spaccato, secchissimo, a due numeri, 30 e 87, ok? Sortito 30,86, quindi ambetto secco spaccato. E chi ha giocato l'oro ha preso anche l'87, numero oro, in quinta posizione sulla ruota di Cagliari. Quindi chi ha giocato la sesta del mese ha preso l'ambetto secco spaccato a Torino 30,87, sortito 30,86, e se ha messo l'oro a Cagliari ha preso anche l'87 come oro. Ultima cosa, io avevo detto di sospenderla, previsione di lotto mio. Mea culpa, ho detto stop, però magari qualcuno che ha fiducia nei miei numeri, perché sa che comunque escono anche in ritardo, come tanti previsionisti che dicono la stessa cosa mia, che molte previsioni si prolungano. Chi ha giocato ancora lotto mio, previsione che per me era finita, Bari-Milano, quella con l'83, 12, 19, su Bari-Milano, ha centrato l'ambetto secco a Milano 83-19, perché è sortito 84-19. Vincite ce ne sono state, sicuramente poche perché non tutte abbiamo seguito questi consigli di gioco. Quindi, chi ha vinto con queste previsioni, che mi mandasse lo scontrino, cioè la foto dello scontrino vincente, al mio numero di WhatsApp, memorizzatemi in rubriche, poi andate su WhatsApp e mi mandate al numero 338-235-9025, ripeto. 338-235-9025, mi mandate una bella foto, non tagliatemi niente, non me la fate a metà, mi tagliate un pezzo, poi copro io QR code e codice in basso, non vi preoccupate. Detto ciò, volevo salutare il mio carissimo amico, non più virtuale, ma anche dal vivo, Vincenzo La Guardia, che vi avevo presentato un po' di tempo fa, anche con qualche sua chicca, qualche sua news, qualche sua previsione. Vincenzo La Guardia, io ti abbraccio forte perché Vincenzo La Guardia mi ha scritto prima ed è andato a segno con una sua previsione che nessuno di noi aveva, compreso me, neanche voi. Nessuno aveva questa previsione, mi ha fatto vedere come sempre, perché è una persona onesta e leale come me, mi ha fatto vedere la foto e mi ha detto: "Ti devo un aperitivo, un grande aperitivo", quindi un sabato, non credo già questo sabato, caro Vincenzo, ma magari sabato prossimo, ci beviamo un bel aperitivo offerto da te. Lo accetto volentieri, perché ha fatto una bella vincita con un bellissimo ambo a Torino. Bravo, bravo, bravo Vincenzo La Guardia. Grande Vincenzo La Guardia, noi ci vediamo presto, Vincenzo, se non è questo sabato che non credo, ci vediamo magari sabato prossimo. Poi ci mettiamo d'accordo io e te. Accetto l'aperitivo, anzi doppio aperitivo, perché con quello che hai vinto, dai, su. Va bene, Vincenzo, cosa volevo dirvi? L'ambo segreto di Cagliari, mortacci sua. Noi avevamo a Cagliari gli ultimi colpi, mancano ancora due colpi, Stasera che è venerdì e domani che è sabato. Avevamo ancora due colpi, l'ambo segreto di Cagliari, quei tre numeri lì. Stasera
Stasera guardate un po' la ruota gemella cosa ha pagato, non posso dire i numeri, ma se voi sapete Cagliari, ruota gemella Torino, ha pagato proprio l'ambo segreto spaccato. Chissà quanti di voi hanno giocato la gemella o la diametrale e hanno centrato l'ambetto, l'ambo secco spaccato a Torino. Però per me non è una vincita, nel senso, se voi avete vinto mettendo la gemella, complimenti, mandatemi la foto. Però la ruota è Cagliari, tentiamola ancora stasera e domani, va bene? Detto ciò, ultimi due colpi, mi raccomando, Cagliari, ultimi due colpi. Naturalmente la previsione di Milano, la terzina, quella del segreta, quella va continuata per il terzo colpo stasera. Va bene, fatto anche questo, io stasera mi devo preparare perché devo mandare la previsione all'otto mio, visto che venerdì mattina vogliono le previsioni, quindi devo studiare bene bene bene, mi devo muovere. E niente ragazzi, che dire, noi ci adesso io vi metto l'aggiornamento per le stazioni di stasera, vi dico già che comunque Milano stasera, ieri sera ci ha un po' fregato, perché se guardate Milano la previsione col 64 è uscito il 64 sotto a Napoli, la ruota gemella, e il 19 sopra Milano con l'84 e noi abbiamo l'83, ci ha un po' fregato, devo essere sincero. Vabbè, comunque ragazzi, adesso vi metto gli aggiornamenti per l'estrazione extra di stasera, 25 ottobre 2024. Vi abbraccio forte e vi metto subito gli aggiornamenti. Ciao ragazzi. Aspettate, aspettate prima degli aggiornamenti. Ho dimenticato, minchia, bene o male che ce l'ho anche scritta. Mi sono segnato tutto. Ieri sera ho dimenticato un'altra vincita. Chi ha giocato giustamente la previsione dell'otto mio di martedì di questa settimana ha centrato. Non un ambetto, ma ha centrato il doppio ambetto sulla ruota nazionale. Non posso menzionare i numeri, ma chi ha giocato la previsione di lotto mio di questa settimana, che era su Palermo-Torino, copertura nazionale, sulla ruota nazionale è sortito il doppio, e ripeto, doppio ambetto in terzina, a meno che avete scomposto gli ambi, perché il capogioco non è uscito. È uscito un abbinamento con il rispettivo ambetto, ambetto, doppio ambetto nazionale. Chi ha giocato Palermo-Torino, copertura nazionale, con l'ambetto in terzina, ha vinto due ambetti. Mi stavo dimenticando, scusate. Adesso sì che vi metto gli aggiornamenti. Ciao!